prendo gusto, gun bubble, 0 a 100 e mezzo secondo come uno shuttle, il mio flow servito d'argento come sul piatto, se rime una manata, uno schiaffo di piatto, questi rapper bambolette. Alle mie spalle proseguono le esibizioni dei quattro finalisti del Grand Contest Shopping Mongolfiera, un evento organizzato dal 10 al 24 giugno che ha visto la partecipazione di davvero tanti cantanti in erba. Oggi la sabato 24 giugno la finalissima con ospiti d'eccezione. Una nuova edizione del Festival della Musica che ha coinvolto tanti ospiti di successo che hanno incontrato il pubblico del centro commerciale Grand Shopping Mongolfiera. Si è partiti da Cristiano Godano, leader dei Marlene Kunz, ad Alessio Mininni, protagonista dell'edizione 2017 di Amici, sino ad arrivare a Francesco Sarcina, cantante, solista e leader della band Le Vibrazioni, oltre a Leo Lamacchia, finalista del Festival di Sanremo 2017. Accanto a loro anche i The Colors e poi, per chiudere, Johnson Righiera. Io personalmente odio i talent e se vogliamo dirla anche un po' più forte, ritengo che rovinino un po' la musica, perché la musica è fatta nelle cantine, fatta nelle serate, fatte in giro nei garage, in localini piccoli, e quindi c'è una realtà che musicale in Italia che è completamente diversa da quella dei talent, di gente che magari non canta così bene però è piena di idee. Quando iniziamo noi noi sicuramente facevamo cagare dal punto di vista tecnico a cantare, anche adesso non credo di essere, però negli anni canto con un mio stile che ho acquisito con l'esperienza, perché non ho mai fatto nessuna scuola. Questi ragazzi sono molto bravi, persino troppo forse, e più che altro la realtà dei talent è falsa, per cui non provano qualcosa che è vero. Anche noi avevamo successo immediatamente, fu abbastanza travolgente la cosa, venivamo travolti da un ciclone, ma venivamo dal, insomma, abbiamo iniziato per conto nostro già prima e soprattutto con la forza delle idee, delle canzoni, siamo riusciti, anche con una bella dose di fortuna, siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. A vincere il Grand Contest Puglia Style è stata Rebecca Fornelli. La giovanissima cantante ha conquistato il pubblico e la giuria aggiudicandosi la registrazione e la produzione di un disco. Sicuramente partecipare ad un contest significa mettersi alla prova, almeno per quanto mi riguarda. E sicuramente ci avvicina di più al raggiungimento del nostro sogno, proprio l'esibirci davanti a un pubblico, davanti a dei giudici. Da Molfetta per News24.city, Stefano Massaro.